Così qua. Allora, benvenuti al quinto numero, in realtà sarebbe il sesto perché secoli fa ci fu un numero zero di The White Room. The White Room, che è una specie di, possiamo chiamarlo, un instant panel, vale a dire proprio così, approfittando della facilità di organizzarlo, si trattano temi di stretta attualità. Stasera parleremo di rimanere connessi nell'era del coronavirus, parleremo del modo in cui i media, ma soprattutto la rete, ha reagito a questa situazione di emergenza. La rete si è rivelata molto preziosa, avremo modo di parlarne, e lo faremo con... Allora, qui ci sono quattro riquadri, uno è ancora rimasto nero, vediamo se riusciamo ad attivarlo. No, è che semplicemente Giovanni ha spento, per il momento connesso. Siamo in due, non è connesso. Abbiamo Bruno Mastroianni, che vabbè, insomma... Ciao a tutti. Bisognerebbe dire che non merita, cioè non ha bisogno di presentazioni, ma secondo me neanche la merita. Esatto, non merita la presentazione. Che ha scritto vari libri su come bisognerebbe stare in rete, su come purtroppo spesso ci stiamo. E un personaggio, insomma, che ne ha di cose da dire su quello che sta succedendo, soprattutto in questi ultimi giorni. E invece nel riquadro qua sotto, al piano di sotto, c'è Elena Crotti, che abbiamo chiamato perché ci racconta varie cose, due cose. Primo, vabbè, lei si trova davvero nel bel mezzo dell'emergenza, perché è nella zona di Crema, provincia di Cremona, giusto? Corretto. Corretto. Dove, insomma... ci sono parecchi ricoverati, parecchie terapie intensive, e purtroppo anche parecchie persone, soprattutto anziane, che ci hanno lasciato. E Elena osserva tutto questo anche abbastanza da vicino, e poi magari ci racconterà brevemente perché. Ma poi, soprattutto, la cosa bella è il modo in cui lei e i suoi amici hanno reagito anche sulla rete, creando un podcast bellissimo che invito tutti ad ascoltare. Troppo buono. E che si intitola... La pastiglia dell'ansia, che trovate anche su Facebook sotto la pagina di Sussurrandom. Poi magari vedremo il modo, se c'è, di condividere il link nella chat. Sì. E che racconta, ma forse lo puoi fare anche tu direttamente con un commento, Elena, lì su White Room, però posso provarci anch'io qui dalla piattaforma studio. E che è appunto una bellissima storia di racconto, io credo, di quello che sta succedendo. Abbiamo tolto la condivisione dello schermo che permetteva di mandare in onda questa vecchia sigla che fu creata ben 4 anni fa, perché pensate, The White Room è esistita molto rapidamente, sono stati 4-5 episodi, perché era nata una meravigliosa piattaforma simile a questa che si chiamava Blab, poi ci hanno chiuso Blab in faccia. Permetteva non solo appunto la conversazione, ma anche di mandarlo in diretta, e quindi le persone lo potevano guardare come un vero e proprio talk show. Però hanno chiuso la piattaforma, non ne abbiamo trovata una all'altezza, poi un po' per pigrizia sono passati tanti anni, non abbiamo più visto se c'erano nuove piattaforme, e ce n'erano. Adesso io ho voluto provare questa StreamYard, che per il momento mi sembra che funzioni abbastanza bene, poi magari se ci sono cose che non vanno, visto che è diciamo la prima volta che la usiamo, invito tutti a commentare, a mettere nei commenti: ragazzi, non funziona, vi sentiamo male, eccetera, perché magari riusciamo a migliorare qualcosa qui dalla piattaforma. Io vorrei partire da Bruno. Intanto, Bruno, tu stai... devo anche aggiungere una cosa. Qua sotto, tra poco dovrebbe anche arrivare Giovanni Bocciartieri, che non solo in questi giorni sta provando forme di didattica mai sperimentate prima, credo, nel nostro paese, ma video. Ecco, allora, per il momento è in audio, tra poco è solo una presenza così incombente da sotto, ecco, fondamentalmente. Così la voce fuori campo in questo momento. Ottimo. È una voce fuori campo, sembra un po' il collegamento con la Mir, vi ricordate la navicella russa, no? Che per il momento è così, ma poi lo vedremo anche in tutto il suo splendore. Giovanni, che Visti dal cielo siete bellissimi comunque, volevo dirvelo. Grazie.
E Giovanni, che ha provato la didattica online come andrebbe fatta veramente, sicuramente avrà anche sperimentato, sbagliato, invece magari anche scoperto cose fantastiche, ce lo racconterà, ma poi da lui io voglio proprio lo sguardo socio-antropologico su quello che sta succedendo. Ma tornando a Bruno, Bruno, tu hai scritto dei libri su come dovremmo imparare a discutere in rete, La disputa felice, è un po' il tuo tormentone, e adesso ne stai scrivendo un altro. Poi parleremo anche di questo libro di cui oggi ho intravisto l'indice da qualche parte. Sì. Sì, tu cosa stai notando che sta succedendo sui social in questi giorni? Allora, intanto che più che come dovremmo imparare a discutere online è come dovremmo imparare a discutere sempre, e questo problema ce l'abbiamo da sempre, più o meno fin dai tempi di Socrate, ma anche molto prima, insomma. E cioè la nostra capacità veramente di confrontarci, di essere capaci di parlare delle idee, di mettere a gara le idee, è sempre un po' una sfida per gli esseri umani. Cioè a noi ci viene spontaneo invece fare quello che vediamo, cioè litigare. Litigare intendo è quello di schierarsi in contrapposizioni inconciliabili, in cui la cosa fondamentale è, da parte dei litiganti, porre una differenza, una distanza con l'altro netta, precisa, che sia visibile al pubblico, e da parte del pubblico schierarsi con l'uno o con l'altro, perché questo dà una sorta di piacere, di consolazione, no? Schierarsi fa in modo di riconoscersi, dichiarare l'altro come diverso da sé, oppositore, in disaccordo, è un modo per identificarsi invece in chi, come dire, sta dall'altro lato. Insomma, tutto questo, che è una dinamica tipica umana, nell'epoca del coronavirus si riflette perfettamente sui temi del coronavirus. E poi in queste situazioni di scontro ci sono delle cose interessanti. La più interessante che sto rilevando, soprattutto ultimamente, ma vi sarà capitato anche a voi, è una nuova forma dell'argomento di autorità. Avete presente? L'argomento di autorità è quando uno dice: questa cosa è vera perché me l'ha detta. Di solito si citava Umberto Eco, si citava, non so, qualche autorità indiscutibile, no? Allora adesso c'è questa nuova forma di argomento di autorità basata su un amico o un'amica, oppure un parente, un amico del parente del cugino che lavora in un certo pronto soccorso, in una certa equipe medica, in un certo posto del governo, da qualche parte, e questo amico o parente più o meno lontano dichiara qualche verità che nessuno ci sta dicendo, ovviamente, no? Nei canali ufficiali non arriva, ma uno la sparge attraverso WhatsApp. Beh, anche questo è uno di quei modi di, come dire, alimentare la propria identità di fronte agli altri, farsi riconoscere, ma soprattutto dimostrarsi più furbi degli altri, più svegli, no? Noi abbiamo quell'informazione che altri non hanno. Ecco, questo sta accadendo in maniera sostanziosa in questo periodo, ed è molto interessante perché tra l'altro getta molta disinformazione. Perché? Perché questo argomento di autorità funziona, unisce due questioni. L'argomento di autorità di solito si basa sul fatto che tu, citando una persona che ha conclamata autorità su quel tema, quasi, diciamo, dai per scontato che avrà sicuramente ragione, lo unisce alla forza dei legami di prossimità. Cioè il fatto che quella persona è un mio parente, oppure una persona che sta lavorando al pronto soccorso e quindi vede la situazione reale che noi da casa non stiamo vedendo, però trascura, come dire, questo argomento, che è un argomento fallace, tutta l'altra parte, perché invece il fenomeno che sta caratterizzando il coronavirus e la pandemia è un fenomeno complesso, molto articolato, molto ampio. Vediamo dalle informazioni ufficiali quanto è difficile descrivere le cose in termini semplici e immediati, invece c'è sempre bisogno di contestualizzare anche gli stessi dati. Ogni volta che si toccano i dati, vediamo quanto gli esperti fanno fatica a farci capire il significato di quei dati, che vanno inseriti in contesti su vari livelli, tra l'altro. Quindi, insomma, si capisce che qui, alla fatica di dover spiegare la cosa complessa, c'è invece la via corta, la scorciatoia, è quella semplice: l'amico che ti dice una cosa, ci si può schierare da una parte o dall'altra, ci si sente più sicuro perché è come se si dicesse che è più semplice così. Di solito si trova un colpo che è qualcuno che nasconde, o il governo sa, o canale, e da noi. E tutte queste operazioni perché le facciamo? Beh, un po' per sentirci più, per tranquillizzarci, per, come dire, scaricare un po' quel sovraccarico informativo di tensioni, di preoccupazioni che tutti bene o male stiamo vivendo. È vero, un'altra cosa che ho notato è che quando invece che la leva identitaria, la prossimità col personaggio famoso, il virologo, l'infermiera, nel micro, nel macro,
quando il collante è almeno una parvenza di metodo scientifico, sappiamo che questo non risolve il problema e Burioni ce l'ha già dimostrato, però insomma, certo, quando c'è una parvenza di metodo scientifico come terreno comune del dialogo, allora le discussioni si fanno veramente utili per le persone. Per esempio, io sto seguendo un dibattito serrato ma estremamente civile tra esperti di modelli di dati che fanno vedere, per me viene in mente Alessandro Amici oppure Stefano Menenti, che sono tutti matematici o fisici o comunque esperti di statistica, di epidemiologia, eccetera, e quasi tutti, poco prima che Borrelli prenda la parola alle 18 per quel terribile bollettino che abbiamo tutti imparato a vedere al posto di Sport Sera con Giovanni Garassino, poco prima fanno vedere che cosa? Fanno vedere il pallino dove se lo aspettano, sulla base della proiezione del giorno prima e sulla base del metodo diverso che usano. Poi pubblicano e magari gongolano se vedono che effettivamente i dati coincidono con dove hanno messo loro il pallino, e poi però parte sempre anche una discussione, ma tu non hai considerato la saturazione della, che so, della terapia intensiva, non hai considerato questo, non hai considerato che mancano i dati di alcune province. Sembrano un po' quelle discussioni sulle proiezioni doxa che si vedono nelle maratone di Mentana, no? Ormai non sono neanche più doxa erano quando appunto io ero giovane, ma adesso invece le proiezioni sono di Pagnoncelli e compagnia. Sì, ed è bello vedere che comunque, insomma, intanto salutiamo Matteo Stagi, che mi manda un affettuoso saluto. Salutiamo anche Rick Mainardi, che commenta, Roberto Re, nostro affezionato seguace anche delle antichissime puntate precedenti, quando tutti avevamo i nipotini che ancora non andavano a scuola. E adesso io invece vorrei chiedere qualcosa. Però io posso aggiungere una cosa su questo, che è fondamentale quello che hai detto, cioè la differenza tra il litigio che serve solo a schierarsi e la discussione anche aspra, la disputa in cui si è fortemente in disaccordo ma porta a qualcosa, è proprio il merito dell'argomento, cioè il segnale che un dissenso in realtà sta generando una discussione è che si sta nel merito dell'argomento, cioè si può, come dire, essere aspri quanto si vuole, ma se si sta ragionando sul valore di quei numeri è sempre un bene. Il problema vero degli scontri e dei litigi è che si perde l'argomento, in realtà andando a formare semplicemente degli schieramenti o degli effetti emotivi che ti portano a stare da un lato o dall'altro, o spesso a trovare il giusto e lo sbagliato, cioè categorie più morali che cognitive di conoscenza, no? Più capire dove sta il male invece di capire com'è la questione per poi prendere delle decisioni, beh, lì quello è il segnale. Cioè, quello che vorrei dire, è molto importante invece ricordarci che forse uno dei migliori modi, se non l'unico modo veramente di capire le cose, è proprio la discussione, cioè proprio vedere più prospettive da più esperti che non sono d'accordo tra loro, nel discutere ci fanno capire qualcosa, mentre se si riduce a schierarsi in base a tendenze, impressioni, propensioni e pregiudizi, quello ci fa perdere l'argomento. Infatti poi quel tipo di discussioni litigiose non ci aiutano a prendere delle decisioni veramente utili per noi, e questo significa perdere un po' di libertà. Cioè il guaio dei litigi che ci fanno essere meno liberi nella possibilità di scegliere. Intanto salutiamo Federico Bo e anche Emanuele Mandelli, che si è collegato adesso in chat, che è un altro autore, sempre del podcast che citavamo prima, quello di Elena, che si intitola La pastiglia per l'ansia. E vorrei proprio che Elena ci raccontasse come è venuta l'idea, e chi ci lavora, come funziona questo podcast proprio che arriva dal cuore dell'emergenza. Allora, prima di tutto buonasera a tutti, grazie, vedo che si sta popolando anche la chat alla mia destra, quindi è bene. Allora, l'idea è antica, nel senso che nasce su una panchina quest'estate a Crema, in una pomeriggio di tarda estate, dalle due brillanti menti di Emanuele e di Marco Viviani, che credo che alcuni anche dei presenti conoscano. L'idea era molto semplice: mettere assieme una serie di contributi su argomenti vari ed eventuali, con la caratteristica di avere appunto un taglio locale. Mettere assieme una serie di contributi, un ritorno.
Ok. Sì, come spesso capita, le buone idee hanno bisogno di starli un po' a macerare, ed è riemersa, non se n'è più parlato, se n'è parlato a una cena di Natale e poi è riemersa in corrispondenza dell'8 marzo, che è la data in cui la Lombardia è stata dichiarata, Lombardia insieme a Veneto e Emilia e alcune province dell'Emilia Romagna e del Piemonte è stata dichiarata zona rossa, e l'abbiamo riempita dei contenuti che, ahimè, ci siamo trovati a vivere a partire dall'8 marzo, ma in realtà per noi è partito tutto almeno 15 giorni prima con, diciamo, il paziente 1, celeberrimo, Mattia di Codogno. Codogno, per darvi l'idea geografica, è a circa 20 chilometri da Crema, quindi eravamo proprio alle porte. Quindi alcune fasi che adesso noi ci troviamo, cioè che l'Italia si trova a vivere, noi è da almeno 3 settimane, e diciamo il prossimo weekend andiamo a finire nel mese che stiamo, diciamo, vivendo, e quindi ci siamo trovati a fare una sorta di diario vocale sugli argomenti più disparati. A volte sono racconti personali, altre volte sono considerazioni alte, e quelle le lasciamo a Marco, e a volte sono un po' annotazioni anche da un punto di vista tecnico, che derivano un po' dal mio occhio, che è molto vicino a quello che è appunto l'ambito sanitario, per quello che faccio nella vita. E ecco, quindi, magari non so quanto ci puoi dire di quello che fai nella vita, perché sei così vicina a queste vicende. Allora, tra le cose che faccio, da ottobre sono consigliera nella CDA della Fondazione Benefattori Cremaschi, che è una fondazione di antica data qua di Crema, e che ha l'onere e l'onore di gestire un RSA e un istituto di riabilitazione, diciamo, geriatrico. Sono due istituzioni un po', come diciamo noi, nel cuore della città di Crema e dei cittadini, e potete immaginare, soprattutto in questi ultimi giorni, che cosa non vuol dire. Certo. Probabilmente non riusciamo neanche a immaginarlo, perché abbiamo tutti anche un limite di, diciamo, emotivo. Io ho messo nella schermata condivisa, per chi volesse segnarselo, il podcast La pastiglia dell'ansia, che si può trovare, almeno io l'ho trovato sulla pagina Facebook su Random, ma credo che sia su anche le piattaforme di podcasting ormai. Stiamo lavorando, abbiamo iniziato modestamente, però ci arriviamo. Benissimo. Allora, adesso è arrivato nel frattempo Giovanni Bocciartieri, che salutiamo, e che fin dall'inizio ha detto cose molto sensate su come i media e la rete stanno reagendo. Non ti voglio fare la domanda puntuale, voglio solo chiederti, così come ho fatto a Bruno, una tua sensazione immediata su quello che è cambiato improvvisamente, che un po' tutti abbiamo notato nel linguaggio, nelle modalità, sono cambiate un po' di cose nel giro di pochi giorni. Giovanni, sei d'accordo? Sì, è ovvio che dopo le cose di cui ha parlato Elena, le cose di cui magari parleremo adesso, cioè del rapporto che abbiamo ricostruito con il digitale, come dire, sembrano quasi secondarie, perché abbiamo un problema molto più grosso anche a livello comportamentale degli italiani. È vero però che siamo stati costretti forse a rivedere alcuni dei giudizi o dei pregiudizi che avevamo rispetto al digitale, magari una bolla temporale, però viviamo un grande esperimento sociale di massa. Come italiani in Europa siamo i primi, cioè il fatto di dover stare chiusi nelle nostre case e dover reimmaginare la nostra vita lavorativa o di apprendimento o di intrattenimento è ancora più bloccata con il digitale, soprattutto quella degli affetti e delle relazioni sociali, perché non dimentichiamoci che appunto, come dire, questo decreto è un decreto di isolamento sociale
che se da una parte ci ha fatto riscoprire la rete, dall'altra ha separato le persone. E quindi abbiamo, come dire, situazioni affettive separate, abbiamo, come dire, famiglie dove ci sono i nonni magari da una parte, i genitori, i figli da un'altra parte, coppie, insomma, situazioni di diverso tipo. Dico solamente due cose velocemente. Allora, è un grande esperimento sociale da questo punto di vista, secondo me, perché abbiamo per la prima volta costretto persone che vedevano, come dire, una sorta di ostacolo a fare certi tipi di cose attraverso la rete, a doverle fare. Quindi è come se per alcuni, anche qui mi rendo conto che generalizzo, poi magari vediamo anche, come dire, quegli have not di questa situazione, però per alcuni si è trattato di dover superare delle soglie che erano delle soglie di tipo psicologico e culturale rispetto al fatto di dover utilizzare la rete per fare una serie di attività che facevano prima. E questo, secondo me, rappresenta una specie di punto di non ritorno, cioè rappresenta la possibilità di aver compreso anche culturalmente che è possibile scaricare e installare qualcosa nel tuo computer, che è possibile, come dire, guardando oltre i 3 secondi un'applicazione, farla funzionare senza dire oddio dov'è il libretto di istruzioni, che è possibile, come dire, fare delle riunioni che si risolvono in una chat scritta su WhatsApp o tante volte con una mail, invece di fare 8 ore di volo transoceanico per incontrare 20 minuti una persona. Adesso questa è una battuta. Ho scoperto anche che ci sono delle cose più ecologiche che con la rete possiamo fare, perché abbiamo abbattuto, come dire, gli spostamenti. Guardavo i dati dei tassi di inquinamento sull'Italia, e in particolare nel nord, che sono calati notevolmente, no? È ovvio che è una situazione che non mi augurerei mai più, però, come dire, stiamo guardando il mondo attraverso un altro frame, un altro punto di vista, che è un punto di vista che fa cadere molti pregiudizi che potevamo avere. Allora ho visto, come avrete visto voi, ragazzi e ragazze fare gli aperitivi social attraverso Zoom, per esempio, oppure cenare su Skype con i nonni, no? Ma non è che non lo potessimo fare prima, ovviamente, e forse non è che tutte le volte che volevamo farlo poi andavamo dai nonni, facevamo gli aperitivi con gli amici qualsiasi ora del giorno e della notte, ma abbiamo scoperto che alcune cose lì le possiamo fare. Lo smart working è stato prima per decreto una possibilità e poi è stato, come dire, l'opzione principale proposta, in particolare per le pubbliche amministrazioni. Poi sappiamo che ci sono invece persone che stanno rischiando ancora tutti i giorni. Quindi anche i più refrattari sono dovuti trovare a rivedere la loro modalità lavorativa, imparando, e questo è un costo anche sociale, che molto spesso non abbiamo le case attrezzate per farlo, perché abbiamo famiglie dove abbiamo 2 genitori, 2 figli e magari un computer solo, e quindi abbiamo 2 persone che dovrebbero essere in smart working. Oppure un enorme pianoforte a coda. O che abbiamo riempito con orpelli la nostra casa invece di mettere delle cose che potevano servirci come un tapis roulant o una cyclette o cose di questo genere. Beh, in realtà non è solamente il digitale, cioè dobbiamo reimparare a convivere socialmente. E l'ultima cosa, chiunque di voi avrà fatto qualche esperienza di spesa fuori, probabilmente. Io vivo questa situazione più o meno dal 24 febbraio, quindi ho già avuto la possibilità di fare 3 settimane quasi di sperimentazione in distance learning e altre, e ho passato un po' tutte le fasi. Ovviamente, come dire, sono passato dal fatto di essere guardato se avevo una mascherina al fatto che adesso guardiamo chiunque, no, e diffidiamo di chi non abbia una mascherina e forse anche dei guanti. Ho visto comparire degli strumenti di pulizia nei portoni dei palazzi, in maniera tale che chi tocca la maniglia la apre e la chiude usando una cosa che è stata lasciata lì da qualcuno, probabilmente uno dei condomini. Cioè, ci stiamo abituando a nuove pratiche sociali fondate anche sulla distanza. L'ultima cosa che dico, che è una battuta di una mia collega che faceva la spesa in uno dei supermercati aperti, e in coincidenza ha visto un suo collega con cui si fermano a parlare molto spesso, si sono lanciati solo un'occhiata e tutti e due hanno avuto l'imbarazzo anche solo di parlarsi. Non so come ne usciremo da questo, come dire, fra un po' di tempo. Dico un po' di tempo perché lo sappiamo tutti che il 4 aprile non torneranno le cose esattamente come prima, e andremo a maggio e, se va bene, a giugno per riacquisire una normalità, forse a settembre, però magari sono pessimista io, ma ci dovremo riabituare emotivamente anche agli altri a un certo punto.
e poi dovremo, come dire, superare questa fase in cui siamo costretti a vivere con delle persone con cui non volevamo vivere, cioè la nostra famiglia, da cui scappavamo tutti i giorni per fare altre cose, che è una battuta feroce, e che però mostrerà un aumento delle violenze domestiche in questo periodo. Questo è evidente, è assolutamente evidente, e non in senso ironico, in senso, come dire, molto molto forte, perché ci sono una serie di coppie o famiglie problematiche che sono costrette adesso a stare insieme, non ci sono più momenti di decompressione o di fuga, e anche questo farà il lavoro di molti psicologi, terapeuti o forse esperti della comunicazione che ci potrebbero aiutare. Ci sarà sicuramente un film, secondo Alessandro Giglioli, si intitolerà 2020, tra qualche anno, e lui si arrabbierà perché ci saranno degli errori storici che lui invece adesso sta appuntando, perché il suo compito è quello. Intanto vorrei salutare altre persone che si sono aggiunte in chat, Gaspar Torriero, blogger della Primissima Ora, e Filippo Nani, poi c'è ciao Filippo, poi c'è Nicola Barozzi che scrive, che fa una considerazione: non tutti possiamo avere opinioni su tutto, se l'argomento è complesso la discussione tra esperti potrebbe non aiutare, dice. Poi c'è Roberto Re che dice che anche lui è in telelavoro dal 22 febbraio, quindi un altro di quelli che lo sperimenta da un sacco di tempo. Matteo Stagi, che risponde a Nicola e dice: in questo momento dovremmo proprio interrogarci su questo punto, perché ultimamente vedo sempre più crescere l'idea che possano parlare solo i super esperti del settore. Sta crescendo così tanto che inizio quasi a rimpiangere quando la casalinga di Voghera poteva esprimersi sulle politiche anti-spread da attuare. Okay. C'è Federico Bo che segnala un libro, La terra dopo l'uomo, un libro poi anche documentario sul calo dell'inquinamento a cui accennava Giovanni prima. E salutiamo anche Giuseppe De Lucia, siamo riusciti a salutare tutti, ma è buon segno che sia faticoso salutare tutti, perché vuol dire che ci sono un sacco di persone che ci seguono. Io vorrei chiedere a Elena un'altra cosa di cui ha parlato nell'ultima puntata del podcast La pastiglia dell'ansia, e cioè il fenomeno crescente dei delatori, cioè delle persone che sui social sottolineano i comportamenti scorretti delle altre persone che non rispettano le disposizioni governative. Su questo poi vorrò sentire, chiaramente io immagino che poi Bruno farà un intervento di 12 ore su questo, dovremo portarlo via. Invece so che Elena è molto molto più stringata, quindi ci dirà che cosa, ridici con parole tue quello che hai detto nel podcast, rapidamente. E poi, è quella puntata, mi sa, di domenica, se non erro. C'è stata una convergenza curiosa di post, tweet sparsi nella rete, e che convergevano tutti su questo argomento, cioè cittadini che segnalavano, io ho perfettamente in mente almeno un paio di post su Facebook, uno l'ho detto nel podcast, della scrittrice Rossella Postorino, che era scesa per andare a comprare il giornale con un'altra persona, ed è stata ripresa energicamente da una signora sul balcone che le, insomma, le diceva: non si fa, torna in casa, è pericoloso, come ti permetti di andare in giro a mettere in pericolo anche la salute degli altri. E poi ero andata per i fatti miei sulla pagina di uno degli amministratori locali, perché aveva messo un link che mi interessava sui servizi online di spesa, e anche qua, vabbè, bacheca aperta, e diversi messaggi di cittadini che segnalavano: in via della Madonnina c'è un gruppo di persone che sta facendo una passeggiata, intervieni per favore, e così via. Ed è una cosa che dicevo nel podcast, da un lato mi ha atterrito, perché, come dire, l'animo da, per dirla in maniera giovanilistica, l'animo da pilotto ogni tanto riemerge e non si riesce a tenere a bada. E dall'altra mi ha, diciamo, in qualche modo rassicurato sul fatto che non siamo diventati tutti improvvisamente buoni e tolleranti nei confronti dell'umanità, e che quindi, rassicurazione amara, ma che mi faceva dire: manteniamo sempre alto quel livello di empatia e di umanità che ci serve anche per non abituarci
ad alcuni fenomeni e al conteggio, diciamo, triste che ogni giorno ci viene restituito, perché è un rischio quello di pensare che abbiamo ridotto i contatti e che siamo tutti uniti in questa emergenza, e però poi in realtà ci sono, cioè, l'umanità nella sua anche un po' tristezza e meschinità si manifesta lo stesso. Sì, allora intanto arrivano altri commenti, vorrei rispondere intanto a Massimo Di Leo che saluto, sono effettivamente di color puffo, ma è perché è l'illuminazione prevalente è quella dello schermo in questo momento, e quindi mi sento molto bene in questa versione puffo. Saluto Gaspar Torriero, anzi scusa, rispondo a Gaspar Torriero che dice: in Svizzera la delazione del vicino è prassi normale, è verissimo, infatti ricordo che un mio amico che andai a trovare, che si era installato in Svizzera dopo una settimana, aveva una piccola ammaccatura sulla macchina e tutti i condomini gli hanno mandato una lettera nel giro di pochi secondi, perché chiaramente doveva andarla a riparare, perché tutto il condominio ne risentiva di questa piccola ammaccatura sulla sua Fiat Tempra. La ricordo ancora. Saluto Serena Bianchini, ciao. E Nicola Barozzi dice: secondo voi torneremo a stringerci la mano quando ci incontriamo? Scusate, è saltata la chat. Quando ci incontriamo, o sarà un ricordo del passato e uno dei tanti cambiamenti causati da questa emergenza? Giro la domanda al socio antropologo qua sotto. Giovanni, ma mi rispondi dopo, perché prima voglio il pippone di Bruno Mastroianni sul perché, sul perché dei delatori. Io, scusate, la mia previsione è che, visto che fanno le foto dai terrazzi alle persone che camminano, e cominciano già a esserci quelli che denunciano quelli che fanno le foto, la mia sensazione è che vincerà quello che sta sul terrazzo più alto. È giusto, Bruno? Infatti. Sì, sì, no, è proprio così. È proprio così, perché anche noi alla fine finiamo per una specie di cosa ricorsiva. Finiremo lamentandoci dei delatori, no, a denunciare, come tu stai benissimo dicendo. Allora, io penso che alla base di tutto questo meccanismo c'è sempre una cosa fondamentale, una dinamica umana basilare, fondamentale, quasi istintiva, e cioè il fatto che noi, non essendo puri esseri intellettuali, ma anche molto misti di tante cose, assieme alle nostre emozioni, assieme ai nostri istinti, e siamo sempre un'unità in questo misto, succede in questi episodi quello che ci accade abitualmente. Cioè, intanto dobbiamo considerare la dimensione pubblica di questi atti di comunicazione, cioè si è delatori nel momento in cui ci si può far riconoscere che si sta denunciando qualcuno che si comporta male, cioè è una forma di richiesta di riconoscimento da parte di qualcun altro. È il contrario del whistleblower, che cerca invece, esatto, di essere anonimo. Esattamente. Il delatore, esattamente, vuole metterci il nome e il cognome. Interessante. Esattamente, cioè in questi casi di cui stiamo parlando il delatore prova una remunerazione, diciamo così, un riconoscimento, perché si mostra il bravo cittadino che di fronte a tutti gli altri sta mettendo alla berlina un comportamento disdicevole. E questo è uno degli scopi fondamentali che noi abbiamo sempre, sempre in ogni situazione di comunicazione con gli altri. Anzi, io direi che forse il primo scopo istintivo che tutti abbiamo è proprio quello di posizionarci, cioè di dimostrare agli altri quanto siamo bravi, di solito migliori degli altri, che è uno scopo di dominanza, diciamo così, oppure, se non riusciamo a dimostrare che siamo migliori, perlomeno ci dedichiamo a dire che gli altri sono peggiori, e quindi il discredito oppure la delazione. Cioè, se io riesco a dimostrare che attorno a me ho una serie di persone peggiori di me, in qualche modo la mia immagine se ne avvantaggia, no? Allora, questo istinto primordiale noi non è che possiamo cancellarlo del tutto, ce l'avremo sempre, bisogna un po' educare a migliorarlo. Guardate che ci capita anche quando noi troviamo un errore in quello che ha detto qualcun altro, no? Il primissimo istinto che ci porta a intervenire quando troviamo l'errore nell'altro è mostrare a tutti gli altri che noi abbiamo trovato l'errore, cioè mostrarci migliore di lui. Però uno lo può correggere e aggiungere a questo scopo iniziale uno scopo, diciamo, un po' più evoluto, del dire: vabbè, ho trovato l'errore, provo un certo piacere a farlo notare perché mi mostro di essere più intelligente, più preparato, più competente, però posso correggere lo scopo e l'intenzione e trasformarlo in un vero contributo. Perché non dimentichiamoci, il fatto di in fondo riprendere o far notare che le persone stanno avendo comportamenti sbagliati di per sé non è un male, anzi dovrebbe aiutarci. Cioè, se socialmente tutti quanti diventassimo un po' più responsabili, aiutandoci l'un l'altro ad avere comportamenti adeguati, questo sarebbe un valore. Qual è il punto? Il punto è segnalarlo in questa maniera per farsi belli.
sposto la cosa da un contesto a un altro, ma per farmi capire, una chat di WhatsApp, per esempio, di una classe di genitori in cui due incominciano a darsela di santa ragione, un conto è intervenire nella chat stessa per far notare come i due sono violenti, che è un modo, come al solito, di discredito, di dominanza, un conto è invece, per esempio, mandare dei messaggi personali o fare una telefonata a uno dei due, prendendosi una responsabilità che non viene vista da nessuno, per aiutarli a tornare a comportamenti adeguati. Allora io penso che sul tema dei delatori, cioè del denunciare in pubblico chi sta avendo comportamenti sbagliati rispetto al coronavirus, dovremmo forse imparare ad essere un po' più umili e forse segnalarli alle persone direttamente interessate, a fare qualcosa di reale sulla questione. E come al solito il criterio è sempre lo stesso, il merito della questione. Se il merito della questione è interrompere quel comportamento, moltissime volte gridarlo in pubblico non è la strategia migliore e più efficace per interrompere quel comportamento. La strategia più efficace di solito è rivolgersi direttamente a chi si sta comportando male. Allora penso che su questo sarà una sfida infinita, cioè ce l'avremo sempre dentro questa tendenza a dominare o a gettare un po' di discredito su chi ci sta attorno. Allora non si tratta di non averla, ma di farla evolvere in un invece voler contribuire, voler andare nel merito delle cose, riuscire a portare azioni, idee, contributi che cambino veramente la realtà attorno a noi e non soltanto dimostrino quanto siamo bravi fronte agli altri. Va bene, allora intanto ho scoperto la meravigliosa funzionalità della piattaforma che intanto mi risparmia il fatto di dovervi leggere i commenti perché si possono mandare proprio in onda come faccio adesso con Federico Bo e quindi insomma possiamo, li vedete, insomma li commentate quando vi pare. L'altra cosa vorrei ringraziare OVS per aver fornito i maglioncini blu a tutti e quattro. Sì, questo proprio come stai, è d'ordinanza. E vorrei anche complimentarmi con Giovanni che ha nettamente vinto la battaglia delle librerie. Come sapete, sì, siamo in questi collegamenti, siamo tutti ispirati dal grande Demetrio Volcic, no? Che a Mosca nel suo piccolo appartamento si faceva sempre riprendere davanti a una libreria dove c'erano libri sul capitalismo. Io non so che libri ci sono, forse sono fumetti quelli di Giovanni, che, però insomma è riuscito a creare un mix. In alto vedete Ratman qua sopra, ma il resto sì. è da individuare, anzi chi indovina tutti i libri contenuti nella schermata avrà in omaggio un libro da me autografato, ma non mio, cioè, ovviamente. E poi ultima nota di servizio, vorrei dirvi che se volete intervenire in diretta, uno per volta, perché secondo me più di 5 la rete comincia a faticare, potete chiedermelo nei messaggi privati della pagina The White Room, che ve lo confesso, gestisco, e poi lì chiaramente se siamo, diciamo, se è possibile farlo, volentieri, insomma, munitevi di telecamera, microfono e cerchiamo di farvi intervenire in diretta. A Giovanni vorrei chiedere un'altra cosa. Torniamo indietro di un paio di settimane. Abbiamo parlato di come la rete ha reagito, ne abbiamo parlato estesamente. Mi sembra che anche il racconto che gli altri media fanno della rete improvvisamente sia cambiato, perché la notizia è che la rete ci salva, ci avvicina, e tutto questo è stato più volte pubblicato, detto, scritto da persone che fino all'altro ieri dicevano che era la causa di tutti i mali della società. Fake news, disinformazione, ignoranza, pressappochismo, violenza, hate speech, eccetera. Non importa, non è che abbiamo capito che adesso hanno capito, no, abbiamo capito che adesso ci facevano il titolo con la rete che ci salva. Vedrete con certezza, non credo di sbagliarmi più di tanto, se poi più avanti, tra qualche mese, torneranno a parlare della rete che ci impoverisce, ci uccide, ci rende tutti banali, eccetera, eccetera. Però a Giovanni voglio chiedere invece, secondo lui, come si è comportata in generale nel racconto di questa crisi la stampa ufficiale, a partire dall'episodio madre, che ancora fa scuola, ed è quello della pubblicazione della famosa bozza del decreto, il primo decreto, diciamo, particolarmente restrittivo, lo ricorderete, della Presidenza del Consiglio, di cui circolarono, diciamo, le bozze in ambiti di informazione ben prima che il Presidente Conte lo raccontasse in diretta televisiva a tutti gli italiani. E lì, insomma, la cosa che un po' non si è capita è se i media hanno fatto bene
a nascondere le fonti, a non rivelarle, che è una regola, diciamo, molto consolidata, ma appunto trattandosi di una informazione di questa importanza istituzionale per tutti i cittadini e non della rivelazione di qualche scandalo tipo Watergate, verrebbe quasi il dubbio di dire forse non sarebbe, come dice Luca Sofri sul post, non sarebbe meglio aspettare invece di avere l'ufficialità prima di comunicarlo. Partiamo da questo esempio e poi magari mi dai una tua analisi su come si stanno comportando i media, Giovanni. Sì, diciamo che l'esempio che fai è paradigmatico. La mia opinione personale è che la testata che si è meglio comportata è appunto il Post, che ha fatto un articolo in cui spiegava perché non parlava, come l'ha scritto nei vari social media, non stava parlando degli altri di un decreto bozza, affidandosi a una comunicazione di tipo ufficiale. Qui, come dire, sono state utilizzate parole dai giornalisti stessi come il diritto all'informazione, fonte, eccetera. Io lo vedo molto come il classico pasticcio all'italiana, dove come dire, la delazione politica, perché si sa qual è la fonte, si sa da dove è uscito, il classico intervento della politica contro la politica per accelerare, per creare un minimo di tensione, per spingere verso una direzione che forse era più prudenziale di Conte rispetto a una chiusura maggiore, cose di questo genere. Quindi diciamo questo è il tema reale su cui ci dovremmo concentrare. Detto questo, è evidente che altre testate internazionali, in casi diciamo simili o dove sarebbero uscite anteprime su delle notizie che magari Washington stava per dare, hanno negoziato l'uscita della notizia, ad esempio, con lo stesso governo. Hanno, prima di farlo uscire, hanno detto: siamo in possesso di questa cosa, abbiamo intenzione di farlo uscire, negoziamo la modalità, noi sappiamo che abbiamo il diritto di dare un'informazione, però capiamo anche che in qualche maniera farlo uscire prima dei tempi potrebbe creare allarme nel paese o cose di questo genere. Diciamo che fortunatamente non è stato tanto così, anche se le persone ovviamente hanno avuto modo di cominciare ad agitarsi. È evidente che una bozza di decreto, semplicemente perché viene fatta circolare da tantissimi mezzi e commentata in tantissimi modi, manca di quell'ufficialità che invece nel momento in cui viene presentata una figura istituzionale come un Presidente del Consiglio può dare anche l'interpretazione. Quindi diciamo che probabilmente le persone lo stesso sarebbero scappate dai treni, l'abbiamo visto in Francia dopo il discorso di Macron, quindi non è che le cose cambiano tanto, però secondo me è il segnale di una immaturità del sistema dei media. Ecco, diciamo italiano. So che non tutti la pensano così, che molti giornalisti si appellano appunto al diritto all'informazione. Secondo me non era questo il caso. Cioè, siamo veramente in un momento estremamente peculiare delle nostre vite, anche straniante, perché non ci stiamo rendendo esattamente conto di cosa stiamo vivendo. Un'esperienza simile ha vissuto forse la generazione che ha vissuto la guerra, è un paragone sbagliato, Però, come dire, questa privazione dei diritti individuali è un grande carico, tra l'altro, di responsabilità personale, perché l'unica cosa che ci manterrà saldi è il fatto che tutti siano responsabili. Ecco, questo tipo di dimensione richiede una responsabilità maggiore anche della politica, del giornalismo e dei media, senza derogare, diciamo, alla loro funzione e ai loro diritti. Ecco. Però sicuramente questo è parte del problema, ecco. Secondo me. Ho perso io quando sta parlando qualcun altro silenzio il mio microfono, perché altrimenti potrebbe entrare qualche... Guarda, qualche io ti voglio bene, però parlavo di giornalismo, no? Cioè, tu mi mostri da Gospia, cioè è evidente che è più attendibile il lercio, secondo me, almeno ecco, per questa è una cosa, è un'altra cosa che volevo chiedere a Bruno. Io quello che sto notando è che i media, che sono diventati famosi proprio per, e anche sono diventati media di successo proprio perché alzano il tono della voce, adesso sembrano improvvisamente fuori luogo. Dagospia, per esempio, non sembra particolarmente utile in questa fase, e anche quando usiamo i canali radio All News come Radio 24, ecco, diciamo che non dico che la metà degli introiti pubblicitari di Radio 24, ma una buona parte vengono tirati su
con La Zanzara, che è una rubrica, guarda caso, in ora di punta, ricolma di diciamo, sketch con parolacce, turpiloqui, eccetera. E adesso ascoltare La Zanzara, poco dopo che Borrelli ha snocciolato i dati e magari poco prima che parli il presidente Conte con delle nuove restrizioni, sembra improvvisamente, diciamo, fuori luogo. Non sarà mica che per un attimo questo coronavirus ha rappresentato una sospensione, quantomeno del teatrino, della necessità di avvicendare continuamente gli elefanti del giorno, come li chiama Francesco Nicodemo, cioè il meccanismo dei media fondato sulla necessità di presidiare l'attenzione in tempo reale sempre con cose nuove, perché una cosa nuova adesso non può fare notizia rispetto all'evoluzione dell'emergenza che stiamo vivendo, e questo naturalmente ha un impatto proprio nel discorso pubblico. Bruno, una tua analisi di questo? Ma io su questo direi che, come al solito, le crisi interrompono l'abitudine e la vita, lo scorrere ordinario delle cose, e nel farlo ci mettono di fronte in realtà a tante questioni. Ne abbiamo dette alcune, cioè anche prima Giovanni lo diceva a mo' di battuta, ma non è una battuta quello di dire ritrovarci in famiglia, in una nuova forma di vita in cui si è costantemente assieme, non è banale il tema, perché toglie l'abitudine del fatto che noi, come dire, prendevamo delle ore d'aria e poi nelle altre ore ci ritrovavamo assieme, invece ora ci si ritrova costantemente assieme, e forse si fa a gara a chi va a fare la spesa o porta il cane o l'immondizia, no? Vedevo una battuta bellissima di una madre su Instagram e diceva: il segno dei tempi sono i figli che litigano per andare a buttare l'immondizia, no? Cioè, com'è cambiata la cosa? Prima invece litigavano per non andarci a buttarla. Insomma, questa è una cosa. L'altra cosa che ha detto prima Giovanni, veramente per nulla banale, ma anzi che sarà importantissima, forse sarà il tema, la sfida più grande, è come torneremo alla normalità, cioè come torneremo a riavvicinarci tra cittadini, ma non solo tra cittadini sconosciuti, anche tra persone conosciute, tra conoscenti. Cioè io e te, Antonio, quando ci rincontreremo, cosa faremo? Perché non sarà banale, no? Prima magari ci saremmo baciati, abbracciati, avremmo fatto manifestazioni di affetto. Anche molto di più, adesso non lo possiamo dire. Sì, però adesso non possiamo dirlo in diretta. Però questo non è per niente banale. Tutte queste cose che stanno accadendo ci stanno mettendo di fronte a tante grandi piccole mancanze che avevamo. Una gigantesca è quella che tu hai appena detto. Cioè avevamo un sistema di informazione che era in realtà un grande sistema di show business, di circo, appunto il circo mediatico, si possono dire tanti termini, no? Però senz'altro eravamo abituati al prossimo numero, no? Signori e signori, adesso c'è la terza guerra mondiale, signori e signori, adesso c'è, ed era un continuo alzare l'asticella sempre di più, sempre di più. E improvvisamente la crisi reale che ci tiene a casa, che ci ha cambiato la vita, che ci ha spostato completamente la vita quotidiana, ha tolto le abitudini, beh, ci rende un po' più consapevoli che quello era davvero un po' uno show che distraeva, no? Era un po' un modo per tenerci costantemente impiegati in qualcosa, ma forse non veramente informati. Era un modo che ci dava continui input, ma poi quegli input forse non diventavano vera conoscenza, vera capacità di intendere le cose, di capire il reale, quello che sta accadendo nei nostri giorni. Il coronavirus ci sta costringendo un po' a farlo. Per esempio ci sta dicendo cos'è l'Europa, ce lo sta sbattendo in faccia, ci sta dicendo come sono le nostre famiglie, ce lo sta sbattendo addosso proprio, no? E ci sta facendo pensare a com'erano, quanti vantaggi aveva la nostra forma di vita occidentale, dell'Occidente avanzato, ricco, opulento, senza grandi problemi, ce lo sta sbattendo in faccia, ci sta spiegando quali sono i problemi dell'ambiente e dell'inquinamento. È bastato fermarci per un po' per scoprire che forse per vedere, guardare in faccia di nuovo quanto siamo noi stessi, quello che già sapevamo in molti. Però un conto è saperlo, un conto è vederlo accadere, che diminuisce l'inquinamento proprio perché siamo noi a farlo, siamo solo noi, diciamo, no? Sembrano cose ovvie, ma prima erano ovvie per noi e infatti le davamo per scontate e non ce ne accorgevamo neanche. Ora invece tornano ad essere elementi di realtà, realtà. I mezzi di comunicazione in questo momento si stanno rivelando moltissimo per quello che sono e per quello che non sono. Cioè effettivamente lo show adesso forse è meno la chiederiamo, perché effettivamente si parla ogni giorno di morti, di malati, eccetera, perché ognuno di noi comunque è in una condizione di sofferenza, per quanto magari non è malato, è sanissimo con la sua famiglia, però
però siamo utenza e lo sguardo attento, no? Lo dice questo, no? Che tra l'altro rivelava, sapete che Gadamer aveva il bastone non perché era anziano, ma perché era stato poliomelitico e aveva un danno alla gamba permanente per tutta la vita, e lui disse in questa ultima intervista a Giovanni Reale, mi pare che gliela fece, gli disse che quella era una delle chiavi della sua capacità filosofica di vedere la realtà, proprio il fatto di aver convissuto con un dolore costante l'aveva mantenuto lucido nel vedere il mondo. Perché? Perché quando hai un dolore costante non ti abitui, non ti distrai, non ti anestetizzi. Allora, credo che forse quello che ci sta accadendo, che è un po' positivo, è che siamo meno anestetizzati adesso, e questo può essere una grande opportunità per tutti noi. Molto bene, allora, abbiamo sentito poco fa Elena raccontarci l'esigenza, soprattutto emotiva, che ha portato un gruppo di persone vicine al problema a creare un podcast. Abbiamo visto la rete reagire nei modi più disparati, però non vorrei dire la rete, perché è un po' come dire il popolo dei fax, il popolo, la rete, lasciamolo stare. Le persone utilizzare la rete per comunicare in modo assolutamente inedito, per raccontare un dramma molto più piccolo, che non è quello degli ospedali, ma è quello di chi è costretto a passare molte ore a casa, magari con i bambini piccoli, che giustamente scalpitano per uscire. Insomma, tutti noi stiamo facendo la nostra parte, però molti decidono alle 6 del pomeriggio, non si sa come mai è partita questa cosa nelle 6 del pomeriggio, di aprire i balconi, cantare tra l'altro un repertorio che non è così banale, semplice, definire nazional popolare, l'inno, volare, abbiamo sentito negli ultimi giorni, ma è un repertorio davvero spontaneo, su cui secondo me la sociologia dirà qualcosa. Ma intanto vorrei chiedere a Elena, al di là del podcast, le motivazioni. Per esempio, poco fa Fanpage ha fatto vedere un video fantastico delle detenute di un carcere femminile di Napoli che hanno cominciato a cantare alcuni brani della tradizione napoletana con delle voci davvero struggenti, straordinarie. Hanno mandato un messaggio forte. Questi sono i messaggi forti che escono dall'Italia in questo momento. Sono stati ripresi da tutti i media internazionali, gli All News Channel, dalla CNN alla BBC, impazziscono per queste clip degli italiani che cantano al balcone. Secondo te perché, Elena? Siamo ancora il popolo chitarra, pizza e mandolino, anche se chiusi in casa? Allora, probabilmente dall'esterno sì, quale cose vanno un po' diversamente, ma probabilmente perché appunto abbiamo iniziato anzitempo e secondo me cambia molto da zona a zona, cioè lo stivale anche stavolta non è un tutt'uno indistinto. Qua per esempio questa cosa viene vissuta un po' più alla lombarda, cioè magari utilizziamo sì gli strumenti, diciamo, della rete, ma per diciamo esorcizzare la paura, e quindi anche da noi sono stati fatti concerti live streaming, come abbiamo fatto settimana scorsa, in cui c'è stata una lunga diretta di 2 ore in cui una ventina di musicisti locali si sono susseguiti uno dopo l'altro. La viviamo in maniera un po' più, non composta, però un po' più intima, seppur all'interno della rete. E questo ci sta perché, vabbè, è anche un po' la bellezza e la varietà del nostro stivale, della nostra terra. Ognuno la vive un po' secondo la propria indole, secondo anche le proprie abitudini. Quindi poi probabilmente c'è anche un elemento proprio, dico a livello locale, anche di, insomma, di elementi reali e di contesto che magari non ci fanno uscire sul balcone, preferiamo mettere l'arcobaleno con andrà tutto bene, i manifesti, per farci un po' di forza e portare un po' di colore in queste giornate un po' così. Va bene, allora io ringrazio Elena, siamo arrivati a un'ora di trasmissione, vorrei lanciare un ultimo appello se qualcuno volesse nella chat di The White Room o meglio ancora in un messaggio privato sulla pagina di The White Room proporre di intervenire, altrimenti io proverei a rispondere alle ultime domande rimaste appese se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, e poi ci avviamo alla chiusura.
Vedo che c'è un dibattito soprattutto che riguarda l'Europa. Dice Matteo Stagi, l'Europa è una questione più importante del coronavirus, dovremmo iniziare a lottare per questo, anticipare la prossima crisi. Ecco, è interessante vedere quello che è successo in un paese che abbastanza dall'oggi al domani ha deciso di uscire dall'Europa, la Gran Bretagna. È interessante anche dal punto di vista mediatico, perché Boris Johnson ha conquistato i titoli di tutto il mondo quando fondamentalmente il governo inglese ha svelato una strategia molto diversa da quella che stavano adottando gli altri paesi, cioè quello del contenimento, dell'allungamento e quindi della gestibilità per il sistema sanitario di questa crisi, mentre fondamentalmente lui ha proposto una strategia di guerra, e cioè sacrificare un sacco di persone per vincere la guerra, sviluppare quella che è stata definita dal suo ministro della salute l'indennità di gregge, l'immunità di gregge. Si è aperto un dibattito, perché è una posizione ancora molto autorevole anche tra tanti studiosi, però il punto è che ha colpito un po' tutti, e che nel giro di altre 48 ore l'Inghilterra sta già per adottare misure, diciamo, all'italiana. Ormai possiamo definire le misure all'italiana, perché anche Macron ci ha clamorosamente copiato, anche se ci ha copiato nello stesso discorso in cui ha elogiato le persone che si affollavano ai seggi per il primo turno delle amministrative. Questo è abbastanza curioso da parte di Emmanuel Macron. Ecco, vorrei chiedere a Giovanni, intanto, così prendiamo tempo, perché Giovanni ha sempre un sacco di cose da dire. Secondo lui, perché Johnson ha fatto questo voltafaccia nel giro di 48 ore? Considerate che secondo me il prendere decisioni in momenti come questi, in assenza di scienziati che ti diano delle risposte certe e con una prevedibilità, perché questo è il problema che abbiamo. Qui non ci sono big data che contano, cioè al momento non abbiamo sufficienti dati per riuscire a fare previsioni. Ecco, per ogni tipo di politico è un problema, soprattutto perché le soluzioni riguardano l'intera popolazione di un territorio, e quindi al di là, diciamo, del fatto che gli inglesi hanno una modalità culturale british che li porta a essere più ad affrontare i temi, però con un fare di tipo distaccato, perché Churchill, come dire, usava fondamentalmente lo stesso set di argomentazioni e parole, anche se usate in maniera un po' diversa, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, come dire, è un'attitudine anche culturale del paese, diciamo, e tutti i leader fanno la stessa cosa che abbiamo fatto noi, cioè dicono: ok, siamo un po' prudenti, ok, chiudiamo i bar alle 6 di sera, oddio, qua dobbiamo stare tutti, chiudiamo le scuole e poi dobbiamo stare tutti in casa. Cioè, noi ci dovremmo chiedere perché. Noi avevamo l'esempio di Wuhan, e quindi con l'esempio di Wuhan noi avremmo dovuto dire: abbiamo un caso di coronavirus in Italia, ok, tutti chiusi in casa. Che è una risposta che non avremmo potuto dare alle persone, perché già adesso le persone che stanno sui balconi, e che sono le persone da Roma in giù, se mi permettete la battuta, poi so che non è vero, e che quindi, come dire, sentono il dolore degli altri che stanno al nord, ma si sentono in qualche maniera sentono che da loro non arriverà o arriverà meno, perché questa è la mia sensazione, perché il mio timore è se c'è una propagazione molto più forte anche verso il sud, e quindi sperimenteremo in tutta Italia questo tipo di tragedia. Lo dico con vero terrore, questa cosa. Ecco, questo tipo di atteggiamento dalle persone tu te lo aspetti, e quindi cerchi di agire in maniera prudenziale. Anche Johnson non ha potuto fare altro che scontrarsi con il dato di realtà, cioè è un tipo di virus che ha una capacità di propagazione altissima per il tipo di moltiplicatore dei contagi, e perché si fonda sui nostri comportamenti sociali, e noi sui nostri comportamenti sociali siamo pessimi. Cioè, ancora oggi ci chiediamo se possiamo uscire un attimino a fare qualche cosa, ma allora il mio diritto di fare una corsetta in bicicletta, ma allora correre lungo il Tevere. Cioè, io lo capisco, però le persone non hanno capito che qualsiasi tipo di comportamento dipende da noi, e nel momento in cui noi attuiamo dei comportamenti a rischio, sono a rischio per tutti, e c'è pochissimo da fare. Cioè, anche aprire una maniglia di un portone rischia di mettere a rischio un intero appartamento. Io ho il caso
molto banale di un paese che è stato isolato come zona rossa ieri in Emilia-Romagna, che è Medicina, che conosco molto bene, quindi una piccola frazione, dove fondamentalmente il virus si è diffuso perché un anziano è andato alla bocciofila a giocare a carte in quanto appassionato di carte, pur avendo la febbre. Cioè, quindi una cosa che riteniamo abbastanza normale in giorni in cui già sapevamo che la febbre era il primo elemento, eccetera, eccetera. Questo è difficile da abbattere, quindi immaginatelo proiettato sulle popolazioni mondiali nei diversi paesi con le diverse culture e anche diversi tipi di opzione. L'inversione di marcia che ha fatto Johnson è l'inversione di marcia che deve fare e che dovrà fare chiunque. A me dispiace dirlo, ma tutti si scontreranno con questa realtà e diranno: beh, da noi possiamo cavarcela in maniera diversa, ma abbiamo visto che non è così. E noi avevamo già dei paesi in Lombardia che erano zona rossa isolata, non è bastato isolare un pezzetto, perché la capacità di propagazione purtroppo è molto diversa da qualsiasi altra cosa abbiamo vissuto prima. Sì, aggiungo se posso una cosa, che anche le misure alte di protezione nei confronti delle fasce più fragili non sempre sono sufficienti, proprio perché è un virus insidiosissimo. Nella nostra provincia, posso dire per esempio nelle realtà tipo le RSA, quasi da subito, anche se le disposizioni non erano proprio chiarissime a livello regionale, abbiamo chiuso i battenti delle case di riposo perché, nostro malgrado, perché appunto dovevamo abbassare il più possibile il livello di ingresso del virus. Questo vuol dire che i nostri nonnini, da almeno quasi 3 settimane, che non hanno la possibilità di vedere i propri familiari. È stato un sacrificio grande, abbiamo trovato altri modi di farli comunicare, però, e nonostante questo, non è comunque bastato per dire la pericolosità e la gravità della situazione. Non voglio fare la pesantona, però così è. E questa cosa mi piacerebbe che arrivasse, sì. E approfitto anche di questa serata per ribadirlo. No. L'essere, lo stare in casa non è uno bello slogan, un bel claim che fa figo, cioè è proprio una necessità se vogliamo uscirne, non dico presto, ma in maniera con il numero più basso di perdite, ecco, perché questo è un po' brutale, mi rendo conto, però è la verità. È proprio così. E con questo appello molto bello di Elena, aspetta, c'è Bruno che vuole dire qualcos'altro. Sì, no, volevo sottolineare quello che sta dicendo Elena, che è la cosa più importante di tutte questa sera, perché una delle cose che ci sta rivelando questa crisi è proprio la dinamica a rete con cui sta procedendo il virus, guarda caso, a rete perché è nella nostra rete sociale, delle nostre interazioni sociali, e i problemi di rete si risolvono in rete, cioè se ciascun nodo fa la sua parte. Le soluzioni solo dall'alto o soluzioni dal basso, nelle strutture gerarchiche, valgono fino a un certo punto. Qui ognuno nella rete ricopre un punto che solo lui ricopre e solo lui deve fare quello che deve fare, cioè al contrario, se ciascuno di noi come nodo della rete non fa il suo, mette a rischio tutto il resto della rete. Quindi veramente l'idea che la questione tocca a ciascuno è davvero il messaggio fondamentale. Va bene, allora abbiamo fatto tutti l'appello, ciascuno dalla propria angolazione, quella veramente di chi ha le mani in pasta come Elena, quella di chi ha comunque toccato da vicino la realtà come Giovanni di questo virus. Poi io e Bruno siamo ancora in una zona più tranquilla, ma non per molto purtroppo, e cioè a Roma ci passeremo tutti, e quindi sì, stare a casa non è soltanto uno slogan, è semplicemente quello che dobbiamo fare per uscirne tutti il prima possibile. Io ringrazio Bruno Mastroianni, Elena Crotti e Giovanni Boccia Artieri per averci regalato quest'ora del loro tempo e della loro esperienza, della loro sapienza. Fatemi solo salutare Mariana Busso dall'Argentina, Mariana Busso, che è ha fatto il dottorato da noi, ma è argentina ed è in Argentina, e quindi tante in bocca al lupo anche a loro, diciamo. Va bene, ok. Abbracci a tutti, speriamo di fare un altro White Room presto, possibilmente su cose un po' meno critiche come quella che stiamo vivendo. Abbracci. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.